Cari amici del For Shooters, nella video lezione di oggi andremo a vedere la nuova sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 20740 del 13 luglio 2020 in materia di custodia di munizioni. Vediamo prima di tutto la premessa. Il Tribunale di Nola condannava Tizio alla pena di euro 600 di ammenda, poiché è responsabile del reato di quell'articolo 20 bis della legge 18 aprile 1975 numero 110. Tizio infatti deteneva 225 cartucce calibro 12 uso caccia, non avendo però adoperato tutte le diligenze del caso per la custodia delle medesime, impedendo che imperiti ne avessero in qualche modo accesso e piena disponibilità. Le munizioni erano custodite in due distinti armadietti in ferro, privi però di qualsiasi dispositivo di sicurezza. I due armadietti erano collocati a loro volta all'interno di un garage sottostante l'appartamento di Tizio. Tizio, successivamente alla condanna subita, propone ricorso denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la medesima non sia sorretta da alcuna ragione, avendogli fornito prova documentale che gli armadi in cui erano custodite le munizioni erano collocati in un locale a cui solo Tizio aveva disponibilità e quindi possibilità di accedere. Inoltre il locale era dotato di sistema di allarme e porta in ferro. Vediamo ora il ricorso e l'accoglimento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso evidenziando quanto segue. Sostanzialmente possiamo affermare che la Suprema Corte pone una differenziazione particolare tra la fattispecie normata dall'articolo 20 della legge 18 aprile 1975 e l'articolo 20 bis, comma 2 della stessa legge. L'articolo 20 della 110 del 75 dispone un generico obbligo di applicazione di ogni diligenza del caso quando si custodiscono armi. Questo divieto generico è diretto ad impedire che chiunque possa impossessarsene. La disposizione dell'articolo 20 bis, comma 2, invece, è volta ad impedire che giungano ad impossessarsi di armi e munizioni una certa categoria di persone, minori di anni 18 che non siano in possesso delle necessarie licenze in materia di armi, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti o soggetti impediti nel maneggio delle armi stesse o che per la loro condizione o qualità esperienziale potrebbero avere con le armi un contatto rischioso, con riferimento alle quali il legislatore richiede l'adozione di cautele necessarie, ovvero di cautele dirette proprio ad evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Nella fattispecie, il Tribunale non solo ha esaminato le deduzioni difensive, all'evidenza né manifestatamente infondate né pretestuose, a ragione della prodotta documentazione fotografica sullo stato di luogo e del locale dotato di un proprio esclusivo accesso rispetto al garage di uso condominiale, ma quel che più conta, ripetendo la stessa genericità ed elevata contestazione, non ha fatto nessun accenno alla tipologia di soggetti indicati alla norma contestata, la cui presenza è stata data solo per presupposta, ma in fatto rimasta indimostrata. Ne consegue l'annullamento della sentenza di condanna per insussistenza del reato contestato.